C'è un dato di fatto, la McDonald's negli anni aveva visitato la città di Teramo più volte registrando dei dati e nelle passate occasioni aveva deciso di non investire, questa volta ha deciso di investire in una location particolare, tra l'altro in una proprietà dell'ente, e per noi innanzitutto è quindi un'operazione legata soprattutto alla struttura, alla valorizzazione di questa struttura. Riceveremo 88 posti auto per tanti anni con un valore economico di ritorno molto importante e verrà costruito un ascensore che collegherà il parco fluviale, questo senza nessuna spesa a carico dell'amministrazione, ma rientra tutto nel progetto dell'apertura di questa attività, quindi c'è un vantaggio oggettivo per tutta la comunità teramana. Dopodiché ci sono tanti posti di lavoro che chiaramente vengono assorbiti soprattutto di teramani su quest'area e veramente in ultima analisi c'è il tema enogastronomico, sono attività che chiaramente sono in tutte le città d'Italia dove ci sono dei traffici utili per essere avviate, e quindi prendiamo atto del fatto che oggi Teramo ha questa possibilità proprio data dal fatto che la McDonald's ha deciso di investire per i numeri che ha registrato nella nostra area. È un piccolo segnale di crescita, il settore enogastronomico in generale sulla città va molto bene e quindi in questo senso noi siamo contenti. Poi nella polemica di chi è a favore e chi è contro non ci entro, perché le attività d'impresa sono libere sul territorio nazionale, noi non possiamo impedirne in nessun modo, quindi è una polemica veramente credo inutile. Chiaramente siamo legati alla nostra enogastronomia, che è una enogastronomia straordinaria e ricchissima, ma questo tipo di attività nulla toglie alla nostra importanza sotto l'aspetto enogastronomico, è semplicemente un'attività nuova che apre a Teramo e di questo dobbiamo essere assolutamente tutti contenti.